ufficiopostale.it. È l'Italia che cambia. Dopo la vittoria di Daniele Silvetti ad Ancona, il centrodestra di Pesaro ci crede veramente di riuscire a spugnare l'ultimo fortino rosso delle Marche. La coalizione è già pronta, formata da Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia, Prima c'è Pesaro e altre eventuali liste civiche che potrebbero allearsi strada facendo. Sul candidato sindaco, i referenti dei partiti di centrodestra anticipano che sarà una figura in grado di incrociare i binari del mondo politico e civico. E definiscono i nomi che ha lanciato il sindaco Ricci come possibili pretendenti per guidare la città dopo di lui, cioè Andrea Biancani e Daniele Vimini, candidati già bruciati dal centro-sinistra. Sentiamo un grande entusiasmo corrisposto ad un grande sentimento di responsabilità di costruire una proposta alternativa, capace e credibile per la città, capace di interpretare lo stesso sentimento di cambiamento e di discontinuità che si è registrato ad Ancona. Ci sono delle analogie legate al fatto che sono due città governate solo da un sindaco dove è stato praticamente azzerato un contributo civico anche nei confronti di un governo cittadino. In questo stesso sentimento noi vogliamo essere capaci invece di ascoltare la città. Sicuramente c'è fiducia, ma c'era fiducia anche prima della sfida di Ancona. E sinceramente tanti pesaresi ci chiedono se saremo in grado di ripetere il risultato di Ancona e io glielo assicuro, perché abbiamo una squadra che sta lavorando da tempo sui programmi e sulle problematiche della città e pensiamo di poter dare delle risposte concrete alle esigenze di Pesaro. Ci siamo visti in questi mesi tante volte a dire che il nostro lavoro di ascolto della città era iniziato e stava portando i suoi frutti. Direi che l'evidente risultato di Ancona non può fare altro che confermare questa strategia. Laddove il centrodestra si presenta unito, non solo è in grado di vincere, ma dà dimostrazione di saper governare. Io credo che il filo diretto che in questi anni si sta costruendo tra le città a guida centrodestra, le regioni a guida centrodestra e la nazione a guida centrodestra sia evidente finalmente anche nella nostra regione Marche.